10 cose che non sai su Harley Davidson e che dovresti sapere. Ma prima, sigla. Prima di iniziare con le 10 cose che non sai su Harley Davidson, ma che dovresti sapere, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e condividere questo video se lo trovate interessante. 10 cose che non sai su Harley Davidson e che dovresti sapere. Il brand americano è l'effigie di uno stile di vita, di una cultura, di un modo di vivere on the road, ma è anche una storia densa di fatti e significati. E quando si ha una storia così lunga e varia nei toni, si finisce per avere anche una lunga lista di aneddoti, curiosità e storie che esulano dalla regolarità di tutti i giorni. Allora, partiamo subito con la numero 1. È stata una delle compagnie di produzione di motociclette a sopravvivere alla Grande Depressione. L'altra compagnia era la Indian Motorcycle Company. Per il lungo periodo della depressione, le Harley-Davidson diminuì il flusso produttivo al minimo, mantenendo la produzione quel tanto che sarebbe bastato a sopravvivere al duro periodo. Quando ne uscì, aveva abbastanza denaro per produrre un nuovissimo modello. La Three-Wheeled Servicar prodotta tra il 1936 al 1973. Numero 2. La prima Harley fu costruita in un capanno, era poco più di una bicicletta e non fu il primo modello ufficiale prodotto dall'azienda, che arrivò sul mercato 2 anni dopo, era il 1903. Numero 3. Usi il termine hog per riferirti ad un harleyista. Sai da dove viene? A chi ha in sella un Harley Davidson o fa parte di un gruppo o di un club, piace far riferimento a chiunque sia un harleyista come lui con il termine hog. Questa parola nasce da un gruppo di agricoltori degli anni 20. Questo gruppo di ragazzi, in sella alle loro Harley, aveva una mascotte molto particolare, un maialino, che tiravano fuori ogni volta che vincevano una gara. La casa motociclistica adottò il termine e creò l'acronimo HOG, che sta per Harley Owners Group. Numero 4. È una delle poche aziende ad avere sedi di produzione in tutto il mondo. Fra le sue location fuori dal territorio degli Stati Uniti si può sottolineare il Brasile e la Thailandia. Numero 5. Sono stati fornitori per le forze dell'ordine statunitensi per oltre 100 anni. Numero 6. Sono stati fornitori durante la Prima Guerra Mondiale, come la Triumph lo è stata per la Gran Bretagna. Il governo degli Stati Uniti d'America commissionò 150.000 mezzi. Numero 7. Per un brevissimo lasso di tempo, l'Harley Davidson ha prodotto biciclette per bambini. Eravamo intorno agli anni 1917. Numero 8. Esiste una ragione meccanica che giustifica il particolarissimo suono del motore Harley Davidson. La ragione è nel disallineamento degli scoppi del motore a 45 gradi. Numero 9. I più vecchi club Harley Davidson risale al 1928. Numero 10. Il merchandising di Harley Davidson copre il 5% dei suoi introiti. Non è un valore da poco se considerate che solo nel 2016 l'azienda ha prodotto e venduto 262.000 motociclette nel mondo. Questi sono solo 10 delle migliaia di cose che possiamo non sapere sull'Harley Davidson, ma che dovremmo sapere. Essendo harleyisti, penso che sia molto interessante sapere tutto quello che gravita intorno al nostro marchio, alla nostra fede motociclistica. Quindi, diciamo che allora ho iniziato dai 10 punti che secondo me erano quelli più importanti, più significativi, come per esempio la nascita della prima Harley, come il riferimento storico alla guerra,
fare un attimo anche di chiarezza sulla parola hog che si sente dire spesso in giro, però molte volte magari o è sottovalutata o è espressa in maniera non corretta, senza magari saperne il vero significato. Quindi ho pensato che sia stato giusto inserirla nelle 10 cose. E nulla, poi sempre in riferimento alla prima Harley che è stata costruita, l'altro giorno mi è capitato di vedere anche il film e devo dire che, cioè, è una figata. Adesso magari poi ne potremmo anche fare un approfondimento per capire veramente le origini, cioè proprio come è stata creata e per quale motivo è stato. Cioè, è diventata un mito. Forse, non dico l'unica, però è una delle poche moto che ha tutto questo fascino intorno a lei, perché beh, è una moto particolare, è una moto che o la si ama o la si odia, io penso. Non è una moto che dici, vabbè, quest'anno voglio comprarmi la moto, guardo per esempio su un giornale di moto. Dico, ma sì, quest'anno mi compro l'Harley. Cioè, no, l'Harley proprio per tutte queste cose è una cosa che ti devi sentire dentro. Non per niente ci sono anche tantissimi MC che richiedono espressamente di avere un Harley Davidson, proprio perché, cioè, è un mondo a sé. Cioè, l'Harley Davidson fa parte delle motociclette, ma è una moto a sé. Come si sente dire spesso in giro, cioè non frena, fa rumore, è scomoda, però ha anche dei difetti. E questa, cioè, sembra una contraddizione, ma per chi possiede un Harley è così, cioè l'essere scomodo, l'essere rumoroso, l'essere al limite del codice della strada, diciamo, perché alla fine, tutto sommato, chiunque di noi ha messo qualche parte sulla propria moto. Ha fatto qualche piccola modifica proprio perché, essendo una moto custom, il bello è proprio quello: il personalizzare al 100% la propria moto in modo che rispecchi noi stessi. E penso che questa, cioè proprio l'Harley, sia la moto, diciamo, fatta apposta per queste cose qua. È proprio, io penso anche sia nata inconsciamente proprio già con questo spirito. Quindi nulla, io come vi ho già detto prima, vi invito di nuovo, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, supportarmi, supportare il mio canale, supportare tutte le mie iniziative, tutti i video che faccio, le mie pagine e tutto quanto. Vi ringrazio anticipatamente per se effettuerete l'iscrizione, se mi lascerete un mi piace, vi aspetto come sempre nei commenti. Magari sapete anche voi un altro aneddoto o un qualcosa che vi può interessare sempre approfondire. Quindi nulla, ci vediamo nei prossimi giorni e soprattutto buona strada a tutti e sayonara!